Allora, se posso dire solo una cosa, rispetto a quello che diceva Maddalena, io credo che una testa di capitolo che vedrai bene all'interno, diciamo, di una parte generale sui beni comuni è il concetto della derelizione delle utilità. Cioè, sostanzialmente noi lavorando sulle utilità generate dai beni possiamo anche immaginare dei processi di derelizio, no? Quindi, per esempio, la proprietà assenteista potrebbe essere in qualche modo configurata come abbandono di certi tipi di utilità, Colpito nel segno, perché adesso ti questo potrebbe essere segno. però appunto, un tema che forse da discutere, però, Sì. e l'altro punto, scusami, era se noi qui al punto 5 avevamo messo priorità fra diversi usi e relazioni, no? Nell'apparato rimediale. A me pareva che quando una delle cose di Pisa che aveva colpito anche me, che diceva: ma questi qua hanno messo questa proprietà, diciamo, a valore sociale, eccetera, tutta la collettività intorno è contenta, non c'è nessuno che è contrario, cioè si è creato sostanzialmente un'entrata armonica di questi occupanti nel contesto cittadino. Hanno generato anche delle risorse, ma d'altra parte anche l'occupazione qui è evidente che ha fatto questo, no? Allora, questo tipo di generatività potrebbe essere in qualche modo utilizzata per classificare e mettere in ordine in qualche modo gli usi, un po' come c'era nella vecchia legge Galli sugli usi dell'acqua, Sì, no? Che certo. diceva prima c'è l'uso domestico, poi viene l'uso industriale, quindi si davano, come dire, dei criteri di decisione del conflitto, dell'eventuale bilanciamento di interessi che fa prevalere certi usi piuttosto che certi altri, no? Quindi forse questa Io potrebbe però essere. terrei conto anche del fatto che i beni giuridici possono essere o la cosa che dà utilità in pieno o le singole utilità che dà la cosa. Questo è molto evidente quando l'ordinamento giuridico si riferisce alle utilità e ne parla, che sono gli aggiornini, quelli che sono occupati dei beni artistici e storici. La cosa può essere in proprietà privata, ma avere dell'utilità pubblica. Allora qui Giannini parla di una biappartenenza, cioè dire la cosa appartiene ad entrambi i soggetti e quindi il problema si risolve poi nella necessità di regolare il rapporto tra il soggetto gestore pubblico del bene che appartiene a tutti e del bene e il privato, quindi una serie di rapporti, quindi Tirimballo nel suo famoso articolo Il bene culturale che è del 1976, l'opera insostituibile delle sovrintendenze che devono parlare. Io penserei questo, che da un punto di vista, se vogliamo poi ordinare i concetti, bisogna dire che il bene giuridico o è tutta la cosa, le cose in senso giuridico, ci ha detto Pugliatti, esistono, o sono prese in considerazione dall'ordinamento le singole utilità della cosa. Quindi le singole utilità sono beni giuridici. Utilizzerei il concetto di cosa e bene in senso giuridico, in questo senso. Sicuramente una cosa che appartiene a tutti i cittadini è il territorio. Il territorio appartiene ab origine a tutti i cittadini. È un bene comune per eccellenza, in cui ci sono. Poi però sul territorio gravano le proprietà private come limitazione, bisogna capovolgere come limitazione della proprietà di tutti, dell'appartenenza collettiva. Qui vengono in evidenza che non si può ragionare solo in termini di proprietà privata, sono due tipi di appartenenza, la proprietà della collettività che è la garanzia maggiore per i beni comuni, secondo me, e la proprietà privata che è una limitazione dell'appartenenza a tutti. Quindi questo concetto di proprietà privata, secondo me, va collocato con una certa cura nell'ambito dell'appartenenza, cioè nell'ambito proprio territoriale dell'appartenenza del territorio. Perché nel momento in cui noi partiamo dall'idea che il territorio pisano appartiene a tutti i cittadini pisani, che questo territorio è stato limitato dal fatto che ci sono state delle proprietà private, addirittura di carattere industriale, che queste attività sono state abbandonate e che quindi la proprietà privata non c'è più, perché non c'è più l'utilità che essa dava al privato, allora a questo punto riemerge la proprietà comune, o perlomeno quella che Carl Smith chiamava la superproprietà del popolo. Quindi io agirei anche sui due concetti, per cui chiudo e me ne approfitto un pochino per dire nel punto 1 che tu hai scritto, io direi più che rivisitazione, chiede il sito delle prerogative del proprietario, indipendentemente dalla natura,
privata o pubblica dalla proprietà, io non insisterei sulla proprietà, sulla natura pubblico-privata, perché nel pubblico c'è anche il collettivo. Nella Costituzione, quando dice la proprietà è pubblica o privata, quando Lombardi, si legge negli atti della Costituente, quando Lombardi disse ma allora mi chiudete qualsiasi cosa per la proprietà collettiva, rispose Tosselli, no, perché la proprietà collettiva è inserita nel concetto pubblico. D'altro canto, i limiti, la limitazione, la determinazione del contenuto della parte della legge sta solo per la proprietà privata, non per la proprietà, è che la proprietà, che lo Stato, questo è il regolamento del 1865, dovrebbe contabilità, dice i beni appartengono allo Stato, allora lo Stato è il re, la sovranità appartiene al re, i beni appartengono allo Stato a titolo di sovranità e sono i beni demaniali, a titolo di proprietà privata e sono gli altri beni di cui lo Stato dispone. Quindi emerge la distinzione classica tra res in commercio e res extra commercio. I beni comuni devono essere dei beni fuori del commercio. E questo io lo trovo spesso negli scritti Rodotà, questa esigenza di sottrarre al commercio alcuni beni essenziali, non solo l'uomo, ma anche alcuni beni che sono strettamente collegati alla sopravvivenza dell'uomo e allo sviluppo della persona dell'uomo. Quindi inquadrati in un senso di in un ambito più ampio di questo tipo, cioè inquadrato nella comunità politica, dove entra in gioco anche il territorio, non solo il soggetto. Il soggetto entra in gioco nella collettività umana, cioè allora il cittadino è parte, il singolo è parte del tutto, parte costitutiva del tutto. Ognuno di noi è parte costitutiva di questa del valle. Però poi la comunità, se si installa sul territorio, la comunità di Pisa, quando si è installata, quando è nato il comune di Pisa, non so in quale anno, e allora diventa comunità politica e lì si svolge la vita civile e il territorio diventa ha un'appartenenza di tutti. Allora secondo me questa cosa, tenendo presente questa cosa, questa realtà storica, noi ci troviamo a poter meglio tutelare queste occupazioni, perché a un certo punto noi diciamo ma questo fino a un certo punto è proprietà privata, cioè si capisce oggi, perché qui sotto l'impero neoliberista, che poi è ancora che è stata borghese e che si è accentuata adesso, noi consideriamo l'interesse pubblico un limite alla proprietà privata, è l'inverso, è la proprietà privata che è un limite all'appartenenza di tutti, quindi bisogna operare questo coinvolgimento. Mi trovo quindi d'accordo su questo fatto che bisogna agire sulle utilità, quello che ho detto per Pisa che mi è venuto in mente, poi bisogna tutto, per carità, non è che siano, bisogna tutto approfondire, però mi è venuto in mente proprio perché il sindaco è ente esponenziale della collettività, questo nella legge comunale e provinciale è messo molto bene in evidenza, è ente esponenziale il comune dei cittadini, non è un soggetto autonomo come lo Stato persona o come il comune persona, ecco, distinguere tra il soggetto persona giuridica e il soggetto ente esponenziale della comunità, qui entra in evidenza il soggetto esponenziale della comunità, se la comunità ti ha detto, tutta la comunità, guarda che noi non c'entra proprio niente più sulla destinazione area industriale, noi ci serve la destinazione a spazio pubblico, perché il sindaco non deve avallare questo? Lo possiamo anche portare in giudizio davanti al TAR, possiamo anche iniziare un'azione di questo tipo. Non vorrei aver messo troppa carne a cuocere, però per far capire un concetto poi bisogna dire pure da dove si è, qual è stato il processo evolutivo che ti ha portato a una certa conclusione.